Dark Table Complete Overview. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy. Io sono Alex e nel video di oggi parleremo di Dark Table, l'altro plugin di GIMP per gestire i file RAW. Condividiamo subito il nostro desktop. Abbiamo il nostro programma di gestione di file RAW Dark Table, link in descrizione per il download. Allora ragazzi, dopo il successo della panoramica su RAW Therapy, perché ovviamente non trattare del cugino di RAW Therapy? Sapete che le alternative per gestire i file RAW con GIMP sono due veri programmi molto elaborati, molto avanzati. Uno è RAW Therapy, vi lascio il link qui in alto a destra per la complete overview, quindi la panoramica generale di RAW Therapy, l'ultimo video che ho fatto che ha avuto molto successo e per questo vi ringrazio, e quindi perché non vedere anche nel dettaglio questo altro plugin, il suo cugino, che si chiama Dark Table. Quindi ragazzi, questa è la schermata iniziale. Allora, come per RAW Therapy ragazzi, questo non è un corso su Dark Table ma è una panoramica generale, per cui andremo a vedere nel dettaglio, diciamo, tutte le varie funzioni di interfaccia eccetera, in maniera tale che possiate già prendere confidenza col programma e già utilizzarlo. Ma chiaramente per andare poi nel dettaglio dovete andare a leggervi, diciamo, se non siete già competenti, le varie funzioni nel dettaglio nel manuale, e vedremo come. Ma vi assicuro che comunque già potete utilizzarlo anche dopo questa prima panoramica generale. Allora, Dark Table ragazzi, intanto si ovviamente scarica dal sito darktable.org e siamo arrivati alla versione 4.6.1, vedete qui, di Windows, che ho già scaricato. Tra l'altro è stata localizzata in italiano, perché fino a qualche versione fa in realtà era disponibile solamente in inglese, quindi molto bene. Allora ragazzi, come si presenta l'interfaccia di Dark Table? Dark Table ha questi tre tag fondamentali qui in alto, quindi tavolo luminoso, camera oscura, che sarebbe il Dark Table, e altro. Noi siamo adesso in tavolo luminoso, ok? Che è praticamente la parte in cui andiamo a inserire le immagini da lavorare. E ognuno di questi tag si ovviamente, diciamo, consta di un menu, diciamo, a sinistra e un menu a destra. Allora, il menu a sinistra di tavolo luminoso implica questi quattro moduli. Questi si chiamano moduli, vedete, anche questi si chiamano moduli. Allora, il modulo di importazione chiaramente ci serve per andare ad importare le nostre librerie, le nostre immagini, aggiungere libreria. Vedete che io ho la mia cartella, quella che avevo già usato per il tutorial, il video su RAW Therapy, e quindi vado a inserire il RAW file, quindi vado a inserire tutte queste immagini, tengo spinto con Shift, vedete, aggiunge la libreria, boom, sono le stesse tre immagini RAW che io ho scaricato, sempre dal sito Signature Edits, vi lascio sempre il link qui in descrizione in basso. Ovviamente qui potremo copiare e incollare, ci sono vari ovviamente parametri che possiamo inserire e possiamo selezionare. Allora, chiudiamo, vedete, le raccolte ragazzi, le raccolte sono dei filtri, cioè possiamo andare a filtrare, diciamo, a creare delle vere e proprie raccolte, ovviamente delle immagini che abbiamo importato, a seconda di vari parametri, quindi a seconda dell'etichetta, dell'orario eccetera, quindi possiamo creare delle vere e proprie informazioni che poi possono essere inserite quando andiamo ad esportare l'immagine elaborata. Abbiamo il nostro filtro di raccolta, nel quale possiamo andare ovviamente anche qui a segnare delle regole, vedi, aggiungere una nuova regola per raccogliere le immagini, quindi creare ovviamente delle raccolte a seconda di determinate caratteristiche. Possiamo vedere nuova regola e andare a selezionare la regola, ad esempio la valutazione, ok, con le stelline che abbiamo già visto anche in RAW Therapy. Chiudiamo, andiamo in informazioni dell'immagine, che sono chiaramente i metadati, quindi il costruttore della macchina che ha scattato ovviamente la foto, la tipologia di file, l'ISO eccetera, quindi tutte le funzioni, tutte le informazioni metadati sull'immagine, sulla fotografia. Qui in basso abbiamo il Lua Script Installer, sono degli script, possiamo installare dei nuovi script basati sul linguaggio Lua, quindi possiamo scaricarli e installarli tramite questa funzione. Allora qui intanto ragazzi, in ogni modulo voi avete
il tasto per il reset delle impostazioni, che è questo, e qui avete la preimpostazione. La preimpostazione sono dei salvataggi delle modifiche che avete fatto di quel modulo per poi riproporle in foto successive, in progetti successivi, ok? Quindi molto molto interessante. Quindi voi fate una modifica di un determinato, per esempio di un'esposizione, salvate quella tipologia di modifica e la andate poi a riproporre su una foto diversa. Quindi molto interessante, lo fate tramite questo tasto preimpostazioni che avete in ogni modulo, come vedete. Qui abbiamo l'ordinamento, quindi abbiamo l'ordinamento a seconda di, vedete che qui abbiamo per esempio le stelline, quindi possiamo tranquillamente andare a ordinarli per la tipologia, il criterio che vogliamo. Qui abbiamo ovviamente 0 immagini selezionate, ma se selezioniamo una abbiamo immagine 1 selezionata di 3. E qui abbiamo questo menu nasconde immagini raggruppate, chiaramente se avete creato dei gruppi di immagine. Qui avete il fai clic per modificare il tipo di sovraimpressione da visualizzare. Quindi voi qui potete andare a, ad esempio, selezionare quelle che sono le informazioni che voi volete che vengano visualizzate, cioè se volete che vengano visualizzate solo al passaggio del mouse sull'immagine, quindi come era prima, oppure che vengano sempre visualizzate, quindi anche se voi col mouse siete da un'altra parte. Possiamo anche, ad esempio, mettere sempre permanenti, e vedete che abbiamo ad esempio tutte le informazioni relative all'immagine già preimpostate, già viste, già selezionate nell'immagine, senza che noi anche passiamo sopra con il mouse. Adesso ritorniamo a solo al passaggio del mouse, eccolo qua. Quindi vedete che appaiono informazioni solamente se noi ci passiamo sopra col mouse. Questa è una funzione molto interessante perché, vedete, attiva questo pulsante, vedete che se noi andiamo su qualsiasi modulo, su qualsiasi pulsante, abbiamo ovviamente sempre gli indizi. Attiva questo pulsante e fai clic sul controllo di un elemento per visualizzare l'aiuto in linea, cioè ci apre direttamente il manuale. Ad esempio, vogliamo andare a vedere, clicchiamo, vedete che c'è questo punto interrogativo, clicchiamo su importa. Qui ci apre in automatico il manuale, vedete, docdarktable.org, e vedete che ci apre il modulo corrispondente nel quale ci spiega il modulo. Il problema, tra virgolette, è che, se vado qua in basso, vedete, non c'è la traduzione in italiano, purtroppo è stata appena inserita nel programma, è stato appena localizzato, ma il manuale ancora no. Però ovviamente possiamo utilizzare la nostra traduzione del browser, quindi in questo caso qui traduci in italiano. E quindi ci farà una traduzione, vedete, importazione, che non sarà perfetta, ma sicuramente ci permetterà di capire meglio. Questo lo chiudiamo, poi magari ci servirà quando dovremo andare a vedere qualche modulo di cui non mi ricordo bene la funzione, perché capiterà. Qui abbiamo le scorciatoie da tastiera, quindi vedete, se voi cliccate su ad esempio selezione, vedete che appare questa tastiera, cliccate su selezione, si apre la schermata delle scorciatoie, potete andare ad attivare un determinato tasto, vedete, per la selezione, quindi andate a selezionare le scorciatoie da tastiera. Tasto delle impostazioni, quindi mostra preferenze globali, cliccate. Io ad esempio, vedete qui ci sono tutte le tipologie di impostazioni, per cui generale, importa, dark table, eccetera. In generale, ad esempio, abbiamo la lingua italiana, cosa che prima non avevamo, quindi molto importante. E abbiamo il tema, vedete che se io cambio il tema, ad esempio, vedete, lui mi cambia e mi fa vedere il tema selezionato. Io per il momento lascio questo, anzi volevo lasciare questo qui, il darker, ok, bene, molto bene. E nella parte invece sinistra abbiamo questa tipologia di moduli, quindi selezione, nella quale noi possiamo andare a selezionare tutte le immagini, possiamo andare a selezionare ad esempio inverti selezione, quindi non mi seleziona niente. Possiamo andare a selezionare, a seconda di vari parametri, le varie immagini che noi abbiamo dentro alla nostra raccolta, azioni sulla selezione, quindi ad esempio io seleziono tutto e poi vado, chiudo il modulo, apro quello della selezione, vedete, delle azioni sulla selezione, posso andare a fare diverse cose, posso andarla a rimuovere, posso andarla a spostare, posso andarla a ruotare, vedete che avete tutte queste tipologie di azioni. E qui ci sono i metadati, quindi potete anche applicare dei metadati a tutte le foto selezionate. Coda di sviluppo, chiaramente vi permette di andare, come avevamo visto anche su RawTherapy, vi permette di andare a inserire, quando avete tante foto, delle code di sviluppo, nella quale lui andrà ovviamente a poi esportare, a sviluppare e a esportare le varie foto che avete messo in coda. Gli stili,
Gli stili sono molto importanti, ragazzi, perché avviene quello che, se per le preimpostazioni, quindi quello che avevamo visto qui in questi tasti, ok, in questo tasto qui che avevo già fatto vedere della preimpostazione, nella quale voi andate a salvare le impostazioni del modulo per poi riproporlo su un'altra foto, gli stili sono tutte le modifiche che avete fatto, quindi sono tutte le modifiche di tutti i moduli che voi avete fatto, quindi l'editing completo di un'immagine voi lo andate poi a riproporre attraverso il salvataggio degli stili su un'altra immagine. Quindi vedete, voi potete fare un crea stile e andate, a seconda di quello che avete, andate a selezionare a seconda di vari moduli, a seconda di quello che voi avete ovviamente modificato, create il nuovo stile, ad esempio stile Alex, fate salva e vedete che voi avete qua, chiudete e avete qui lo stile. Quindi cosa vuol dire? Che se ho fatto 4-5 modifiche, dopo vi farò vedere come, nell'esposizione, nella saturazione, eccetera, e ho salvato quelle modifiche di quei moduli nello stile Alex, io seleziono queste foto qui, vado ad applicare il stile Alex, vedete, e lui mi andrà a fare tutte quelle modifiche che io ho fatto, tutto l'editing me lo va a riproporre su un'altra immagine, quindi molto molto interessante. Adesso vado ovviamente ad annullare, quindi rimuovi lo stile Alex. Molto bene. L'editor metadati, scusate ragazzi, vado chiaramente un po' veloce perché una panoramica completa, capite bene, una panoramica completa di questo tipo di programmi richiederebbe veramente tantissimo tempo, quindi devo chiaramente cercare di farvi una panoramica che sia veloce ma il più possibile dettagliata, che vi faccia vedere un po' tutte le funzioni. L'editor metadati, chiaramente potete andare ad editare i dati, i metadati dell'immagine stessa che poi verranno inserite nell'esportazione. L'etichettatura, stessa cosa, potete creare delle etichette, quindi nuove etichette, o potete importare ed esportare. Le etichette sono delle sorte di tag, quindi ad esempio andiamo a vedere cosa vuol dire etichetta, anzi così impariamo ad utilizzarlo. Clicchiamo qui, vedete, e andiamo su etichettatura e ci apre il nostro, facciamo traduzione, ci apre il nostro, vedete, manuale, la sezione etichettatura, quindi tagging, gestisci i tag allegati alle immagini. I tag forniscono un mezzo per aggiungere informazioni alle immagini, vedete, utilizzando un dizionario di parole chiave. Puoi anche gestire i tag come un albero gerarchico, eccetera. Ad esempio, vedete, le definizioni seguenti presuppongono che sia stato impostato un singolo tag denominato ad esempio Places France Nord Lille, vedete, questo può essere un tag, un cartellino inserito all'interno dell'immagine stessa, quindi può essere poi trovato attraverso i tag da altri programmi, altri motori di ricerca, quindi informazioni molto importanti in etichettatura. Vedete ragazzi che abbiamo imparato a utilizzare il manuale per andare a capire come funziona l'etichettatura, ok? Geolocalizzazione, ad esempio, andiamo a vedere la geolocalizzazione, cosa ci dice, la geotagging, importa e applica i dati delle tracce GPX ad una selezione di immagini. Questo modulo è comune a un tavolo luminoso alla vista mappa. La visualizzazione mappa fornisce una modalità avanzata consentendo di visualizzare anteprima la posizione delle immagini, quindi informazioni riguardo, dopo vedremo la mappa che è qui in altro, vedete mappa, va a inserire delle informazioni di geolocalizzazione, quindi della posizione nella quale è stata scattata, quindi informazioni molto importanti all'interno dell'immagine stessa. Esporta, chiaramente abbiamo tutte le possibili opzioni riguardo all'esportazione dell'immagine, quindi l'opzione di salvataggio, quindi salvataggio su disco, sulla cartella, possiamo andare a selezionare la cartella, il formato nella quale vogliamo andare ad esportare, e la qualità del file, ad esempio JPEG, vedete la qualità nella quale voi andate ad esportare il tutto, quindi modulo esportazione, molto molto bene. Abbiamo visto la prima parte di tavolo luminoso, chiaramente ragazzi questo che voi vedete questo spostamento, vedete queste frecce, vi vanno a chiudere, vanno a togliere, chiudere i pannelli laterali in maniera tale che vi rimane la parte centrale di visualizzazione delle immagini, però chiaramente vi consiglio di lasciarle sempre attive, altrimenti sareste sempre ad aprire e chiudere, quindi non avrebbe senso, ok? Però potete, nel caso, se vi serve per vedere nel dettaglio, potete comunque farlo. Ne approfitto ragazzi per dirvi che se vi piace il lavoro che sto facendo e volete sostenere il canale cliccando su super grazie
e con una donazione di 10 euro potete portarvi a casa le 50 LUTs create una ad una da me per modificare con un solo clic tutte le vostre foto con vari effetti, oppure se siete dei principianti vi portate a casa la guida ai miei video. Sapete che ci sono più di 180 video all'interno del canale dedicati a GIMP. In questa maniera potete imparare dalle basi in maniera progressiva e coerente questo meraviglioso programma. Quindi se vi piace il lavoro che sto facendo e volete sostenere il canale, questa è un'ottima maniera. Bene, passiamo al secondo grande tab, dopo tavolo luminoso, camera oscura. Quindi camera oscura è il vero e proprio tab dell'editing per quanto riguarda Dark Table, quindi dove andiamo a fare le principali modifiche. Quindi anche in questo caso moduli sulla sinistra, moduli sulla destra, e li andiamo a vedere praticamente uno ad uno. Allora, qui intanto vedete che c'è la nostra navigazione, ok? La nostra finestra di navigazione. Questo perché? Perché ovviamente se noi andiamo, adesso siamo su adatta, vedete, ma se noi mettiamo ad esempio un 100%, vedete chiaramente l'immagine va al 100% come grandezza, e qui vedete abbiamo il nostro navigatore, vedete la nostra finestra, che ci fa vedere i dettagli che ovviamente vengono visualizzati qui nella canva principale. Torniamo, qui possiamo fare ovviamente 200%, 50%, possiamo fare adatta, che ci adatta appunto l'immagine alla nostra tela. L'istantanea cosa mi permette di fare? Allora vi spiego l'istantanea e la coda di sviluppo insieme, perché sono due concetti molto collegati. Allora, la coda di sviluppo è ovviamente l'insieme delle modifiche in successione, la cronologia delle modifiche che io ho fatto, degli editing che io ho fatto, modifica dopo modifica. Quindi il primo modulo che io, vedete, sono andato a modificare è stato quello del punto nero bianco, il secondo è stato la demosaicizzazione, eccetera, perché ho già fatto precedentemente delle prove della lavorazione. La mia decima modifica è stata il modulo Filmic RGB. Se io clicco qua, vedete, lui mi riporta, anzi, ecco, facciamo qui, alla calibrazione, all'ottava modifica, calibrazione del colore, vedete che mi è ritornata la foto esattamente al momento in cui io ho fatto la calibrazione colore, ok? E se io, vedete, faccio un'istantanea, cioè scatto un'istantanea qui, vedete, io ho scattato un'istantanea al momento dell'ottava modifica, quindi della calibrazione colore. Quindi se io torno qui all'ultima modifica che avevo fatto, che è quella di questo modulo, il sigmoideo, io cosa faccio? Posso andare a, vedete, clicco qua adesso sull'istantanea, vedete, sull'istantanea dell'ottava modifica che avevo fatto, e faccio un confronto, vedete che mi si apre questa finestra, faccio un confronto dell'immagine all'ottava, vedete, questa ottava modifica della calibrazione colore è questa immagine qui, cioè all'ottava modifica io avevo questa immagine qui, adesso che sono alla 17esima, quindi al sigmoideo 17esima modifica, ho questa immagine qua. Quindi posso fare un confronto proprio con l'istantanea del momento all'ottava modifica con quella che sono adesso, quindi veramente molto 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 utile. Qui togliamo l'istantanea, e per togliere l'istantanea vado qui ovviamente al tasto di ripristina, vedete, li tolgo, e posso anche qui nella coda di sviluppo fare anche un, vedete, se clicco ad esempio qua mi ripristina, vedete. Vuoi veramente cancellare la coda di sviluppo? Sì, andiamo a cancellare, così abbiamo, vedete, una semplificazione delle mie modifiche, ok? Chiudiamo la coda di sviluppo, andiamo al gestore duplicati. Il gestore duplicati ci permette di appunto duplicare più volte l'immagine in maniera tale che io posso andare a e me le duplica anche nella mia, vedete, nella mia tavola luminosa, nella mia raccolta. Questo perché mi permette di fare dei duplicati e di andarli a salvare in diversi momenti del mio editing. Quindi, per esempio, se io torno alla calibrazione colore, quindi all'ottava modifica, io posso da qui fare un duplicato, quindi avere un duplicato del mio sviluppo in quel preciso momento. Poi se io vado ad esempio nella decima modifica, ecco che io posso fare un duplicato e quindi andarlo a inserire nella mia raccolta, vedete,
mi ha fatto un duplicato della mia, del mia immagine in quel preciso momento, e me l'è andata a salvare nella mia, nel mio tavolo luminoso. Vedete, qui ci sono tutte le i duplicati che io ho fatto, quindi molto interessante, perché ci permette di andare a salvare praticamente la nostra con una istantanea, una foto del momento, ci va a salvare nella mia raccolta la nostra determinata immagine con quel tipo di editing del momento, quindi molto molto interessante. Il selettore colore ci permette ovviamente di selezionare un determinato colore, vedete, a seconda del di dove io vado a posizionare il mio mirino. Quindi vedete che qui abbiamo il nostro RGB come valore, e abbiamo il nostro, vedete, il nostro mirino che va a prendere e a selezionare i diversi colori. L'etichettatura ci permette di etichettare, quindi andiamo a vedere cosa dice ad esempio il nostro manuale sull'etichettatura, che è il tagging. Vedete, ci permette, vedete, di forniscono un mezzo per aggiungere informazioni alle immagini utilizzando un dizionario di parole chiave. Puoi anche gestire i tag come un albero gerarchico, l'avevamo già visto anche precedentemente. Quindi chiudiamo l'etichettatura, andiamo su informazioni dell'immagine, che sono le nostre classiche informazioni di tag, i nostri metadati. Abbiamo il gestore delle maschere. Il gestore delle maschere, vi farò poi vedere successivamente come si va a creare una maschera, una vera e propria maschera per l'editing, e tutte le maschere che noi abbiamo, creiamo, diciamo, le andiamo a gestire tramite questo modulo, il modulo gestore maschere. Esporta, chiaramente l'abbiamo già visto, è il nostro modulo nel quale andiamo a selezionare il formato, quindi avete vari formati di esportazione, la qualità e anche la cartella nella quale andare ad esportare la nostra immagine. Soliti tasti qui su in alto, li abbiamo già visti. Il nostro istogramma, e vedete, ci dice trascinare per modificare l'esposizione, doppio clic per resettare, e con maiuscolo alt e scroll, quindi scroll del mouse per modificare l'altezza. Quindi maiuscolo alt e scroll, vedete, io vado a modificare l'altezza del mio istogramma a seconda di quello che io ovviamente voglio avere come visualizzazione. Qui abbiamo le varie tipologie di istogrammi, vedete, abbiamo il vetroscopio con lo spettro dei colori, abbiamo la forma d'onda dei colori, abbiamo la parata RGB, abbiamo il nostro istogramma, e che può essere anche un istogramma, vedete, logaritmico o lineare. E qui abbiamo i nostri canali, quindi se io vado a deselezionare tutti i canali, oppure vado a visualizzare solamente l'istogramma del canale rosso, istogramma del canale verde, istogramma del canale blu. Quindi abbiamo tutti i nostri canali, ma qui ci dice anche trascinare per modificare le esposizioni. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io trascino ad esempio verso destra o verso sinistra, vedete, se io trascino verso destra mi aumenterà l'esposizione, quindi l'illuminazione della mia immagine. Se sposto verso sinistra, vedete che mi andrà più verso i bassi toni, ovviamente questi sono i bassi toni, i mezzi toni, le alte luci. Quindi se andrò da questa parte, ovviamente vedete che vado a ridurre quella che è l'esposizione. I tasti qui sotto, allora, molto importanti ragazzi, perché queste sono le tipologie dei moduli che io ho qui in basso, mi trovo in basso. Abbiamo il nostro pannello di accesso rapido che ci consente di andare a vedere, vedete, con un tasto di andare a prendere i nostri moduli più usati in assoluto. Sono quelli proprio di rapido accesso che sono inseriti sono quelli più utilizzati. Ovviamente se io clicco sopra posso andare a modificare l'inserimento di questi moduli all'interno di questo accesso rapido, e col tasto destro, vedete, posso andare a selezionarli, aggiungere widget o rimuovere i widget. Quindi è un modulo di accesso rapido di questi altri moduli che vediamo successivamente, ed è il primo, il modulo, il tab, quindi vedete, relativo ai moduli attivi. Quindi tutti i moduli che noi abbiamo utilizzato qui nel nostro editing van, e che sono quindi attivi, che stanno funzionando, stanno agendo sulla nostra immagine, li trovate qua. Quindi vedete che sono tutti attivi, questi sono quelli obbligatori, quindi sono quelli che non possiamo disabilitare, diciamo, possiamo modificare ma non disabilitare. Quelli che possiamo proprio disabilitare con il tasto di accensione, vedete, bilanciamento ad esempio del bianco, io posso andare a toglierlo, quindi se ad esempio lo chiudo, vedete, io vado qui,
torno, vedete che non me lo dà più, perché adesso faccio un CTRL Z e ritorno alla posizione precedente. Quindi tutti i moduli che stanno agendo sulla mia immagine al momento li trovo qui nel mio moduli attivi. Il terzo tab è quello dei moduli base, cioè sono tutti diciamo moduli che diciamo rappresentano una modifica di livello base, cioè quelli più comuni fondamentalmente. Si va dal sigmoideo, che applica una trasformazione della vista per rendere un'immagine visualizzabile su schermo o su stampa, quindi usa una curva tonale, vedete. Quindi ovviamente se ci clicchiamo dentro abbiamo tutte le nostre possibili modifiche con questi slider, e in basso vedete che abbiamo questi particolari tasti che sono relativi alle maschere che noi possiamo utilizzare, e ci sono in qualsiasi, chiudo il sigmoideo, in qualsiasi, vedete, in qualsiasi tipologia, il ritaglio ovviamente no, ma nell'esposizione ad esempio vedete che ci sono in qualsiasi modulo gli stessi identici tasti, perché la maschera si fa in qualsiasi diciamo nella stessa identica maniera per qualsiasi modulo noi utilizziamo. Quindi il ritaglio, ad esempio, chiaramente avremo un ritaglio della nostra immagine, quindi adesso facciamo ad esempio così e vedete che io posso andare a ritagliare la mia immagine come meglio credo. Adesso vado ovviamente a resettare, chiudo. Abbiamo l'esposizione che è ovviamente diciamo va a, ad aumentare o diminuire ovviamente l'esposizione della nostra immagine, vedete l'avevamo vista anche qui nel nostro nello slider del nostro istogramma. Adesso lo ripristino in impostazioni di default e voglio andare a farvi vedere in questo caso come funziona, visto che è un modulo particolarmente adatto per quanto riguarda la modifica, quindi l'editing. Voglio andare a utilizzare, a farvi capire come funzionano le maschere in Darktable. Allora, come funzionano le maschere? Allora, io vado intanto a dare una, eccolo qui, vado a dare una intensità maggiore senza storpiare. Fate sempre ovviamente delle modifiche ovviamente molto leggere, e vedete che se io vado a disattivare e attivare, vedete che io ho il nostro modo dell'esposizione, vedete che io ho fatto questa modifica, quindi ho aumentato l'esposizione dell'immagine. Lascio attivo il nostro interruttore, e ragazzi, ogni volta che voi ovviamente fate una modifica, abituatevi sempre a disattivare e attivare il vostro modulo di riferimento, il vostro modulo che state utilizzando, perché potete vedere sempre il prima e il dopo, ok? Quindi con il nostro modulo attivo io voglio andare ad utilizzare delle maschere. Cosa vuol dire? Allora, se io vado a cliccare sulla maschera di uniformità, vedete che mi va ad agire sulla maschera di fusione, cioè se io clicco su normale, lui ovviamente, io posso ovviamente agire solamente sulla opacità, cioè sull'intensità della mia maschera. Se è opacità 0 sarà come se io disattivassi, vedete, il mio modulo. Ma se io torno e metto opacità 100, tornerà ad essere la mia modifica completa, ok? Quindi al 100%. Ma se io vado a disegnare invece una maschera con la nostra maschera disegnata, qui ovviamente poi ho vari metodi di fusione, quindi per esempio moltiplica, mi va a moltiplicare ovviamente il valore dell'esposizione delle due immagini. È come se lui mi facesse un metodo di fusione dei due livelli, cioè del livello dell'immagine con la maschera, con l'esposizione al 100% e l'immagine iniziale che abbiamo modificato. Quindi mi fa un metodo di fusione di questo tipo, ok? La nostra maschera di uniformità. E invece se io vado a disegnare, adesso qui rimetto su normale con opacità al 100%, se io clicco invece qui sulla mia maschera disegnata, vedete che in basso lui mi fa apparire queste altre tipologie di selezione, di disegno della maschera. Quindi una maschera ad esempio tonda, quindi io posso andare con il mio rotellino del mouse, posso andare a vedete a modificare la dimensione, e se io clicco vedete che ho questa parte dove agisce completamente la maschera, che è questa parte centrale, e questa è la parte di sfumatura che io posso ovviamente regolare, ok? Come mi funziona? Mi funziona ovviamente in questa maniera qui. Quindi la parte, vedete, se io faccio uno
Vedete, se io prendo, vedete che lui mi applica l'esposizione, quindi mi fa una maschera su tutta l'immagine tranne questa, quindi è una maschera di opacità, diciamo, maschera opacità completa, tra virgolette, nel senso che mi agisce solamente, mi fa agire il livello soprastante su cui è applicata l'esposizione solamente in questa parte qui. E questa, vedete, questa parte interna tra i due cerchi è la parte di sfumatura che io posso aumentare o diminuire. Quindi questa è la maschera di tonda, diciamo, la maschera ellittica. Io quindi posso, vedete, lo facciamo per esempio qua. Se io clicco sulla maschera ellittica, stessa identica cosa. Quindi io posso andare ovviamente a diminuire o ad aumentare l'ellisse, e quindi la parte di maschera al 100% che è questa, e la parte di sfumatura che invece è quest'altra esterna. Se io aumento, ad esempio, il grado dell'esposizione, vedete che, ecco, così è più visibile, vedete? Così l'effetto è più visibile. Se io vado a prendere un tracciato, invece, posso andare a disegnare un tracciato, deve essere almeno, vedete, di 3 nodi, adesso lo faccio di 5 nodi, col tasto destro chiudo il tracciato, vedete che anche in questo caso io posso andare a modificare la mia maschera, ad esempio, vedete? Posso andare anche la mia zona di sfumatura, la posso andare a modificare, vedete? E quindi mi aggirà la mia esposizione, mi aggirerà solamente su questa parte, quindi sulla maschera. E se vi ricordate, io posso andare qui nel gestore maschere, vedete che ho, vedete, ho le mie tre maschere, il tracciato, l'ellisse e il cerchio, e posso andarle a gestire, quindi posso andarle ovviamente a ripristinare, posso andare ad aumentare, ridurre la dimensione e ovviamente invece la sfumatura intorno. E posso andare a disattivarle o ad attivarle, quindi posso andare a veramente e posso andare a creare ovviamente anche dei gruppi, quindi posso tranquillamente fare, vedete, posso andare a eliminare col tasto destro anche tutte le varie maschere, adesso le elimino tutte con tasto destro, eccolo qui, perfetto, abbiamo la nostra, non abbiamo più maschera, quindi sarà ripristinato il valore, diciamo, il valore del 100% della nostra esposizione sulla nostra immagine, quindi sarà tutta più schiarita. E le altre tipologie di maschere sono la maschera parametrica, che diciamo permette una maschera secondo determinati parametri, che sono questi qui in basso, più in basso, vedete, sono abbastanza, diciamo, complicati, quindi non ve li faccio vedere. E anche una maschera parametrica e disegnata, che unisce sia un disegno fatto da noi che una maschera creata da noi, sia i parametri di cui vi parlavo prima. La maschera raster invece è una maschera che prevede l'inserimento di un'immagine raster che faccia da maschera, quindi anche in questo caso una cosa un po' particolare, utilizzeremo una sorta di altra immagine per creare una maschera su questa immagine, quindi una cosa abbastanza particolare. Quindi torniamo al nostro valore di esposizione. Allora, ragazzi, sicuramente per chi è abituato a utilizzare GIMP come me, può essere che si trovi sicuramente un pelo spaesato con questa nuova tipologia di concetto di maschere, però se non vi è chiaro, tornate indietro, riascoltatevi, diciamo, la mia spiegazione di questa tipologia di concetto di maschere, perché vi assicuro che poi, una volta capito il meccanismo, è veramente molto semplice. Molte cose ripercorrono e si ripresentano anche da GIMP, quindi sono per certi versi concetti sicuramente molto molto simili, applicati con un layout e con un'interfaccia diversa, ok? Bene, fatto questo, quindi abbiamo visto l'esposizione con l'spiegazione delle maschere, e abbiamo l'orientamento, il modulo orientamento ci può chiaramente venire in aiuto, perché ci va a chiaramente sia a ruotare che a riflettere la nostra immagine, quindi molto semplice. Rotazione prospettiva, vi faccio vedere la prospettiva, quindi ci va a cambiare, ad esempio, vedete, come se ci girasse il piano di appoggio, quindi ci va a modificare proprio quella che è la nostra, vedete, la prospettiva dell'immagine, quindi ovviamente potete provarlo tranquillamente da soli, sono molto molto semplici il loro utilizzo è molto molto semplice. La riduzione del rumore, in questo caso avete questa, vedete, maiuscolo alt scroll per modificare l'altezza, questo ovviamente ripercorre, abbiamo visto già nell'istogramma, e qui possiamo andare a attraverso questi nodi possiamo andare a ridurre o ad aumentare il rumore, ovviamente,
della foto, e anche in questo caso, se abbiamo solamente del rumore in determinate parti della foto, possiamo andare ad agire, a far agire questo nostro modulo solo su quella maschera, quindi solo su quella porzione dell'immagine. Queste maschere possono essere intese come una sorta di selezione, ok? Di selezione su cui agisce il nostro modulo. Quindi torniamo a chiudere il nostro, anzi lo ripristiniamo e chiudiamo il nostro modulo di riduzione del rumore, e ovviamente abbiamo il nostro modulo di bilanciamento del bianco, nel quale possiamo andare a modificare sempre attraverso i nostri parametri. Vedete che la modalità poi di lavoro, ragazzi, è sempre più o meno la stessa, no? Quindi apertura e attivazione del modulo con nostri parametri di regolazione. Possiamo andare a vedere sempre il prima e il dopo. Adesso qui ovviamente ho fatto delle modifiche troppo intense, anzi la vado a ripristinare, ok? Quindi la modalità di editing qual è? È fondamentalmente è l'attivazione del modulo, quindi l'attivazione del modulo, la regolazione attraverso i parametri di regolazione, che può essere ristretta e indirizzata solamente verso una parte, una selezione dell'immagine stessa, che si può fare attraverso il disegno di una maschera su cui agirà il modulo, e di conseguenza possiamo andare a vedere il prima e il dopo cliccando sull'attivazione e sulla riattivazione del modulo stesso. Se invece andiamo sul quarto tab, che è quello del gradiente, quindi è fondamentalmente il tab dei colori, in questo caso abbiamo sia la divisione dei toni, quindi abbiamo la tonalità, la saturazione, che possiamo andare chiaramente a modificare, e quindi possiamo andare ad agire sui nostri colori della nostra immagine. Abbiamo le zone colore, quindi le zone colore sono molto interessanti, perché noi possiamo andare ad esempio ad agire tramite questo grafico. Vedete, se io prendo posso fare dei nodi e andare ad esempio ad esaltare determinati colori all'interno dell'immagine. Quindi ad esempio, se io prendo questa parte che è di colore rosso, vedete, e cerco di far risaltare solamente questa parte di colore, vedete che questa parte in basso, dove c'era questo colore, era vicino a questo colore, vedete che ho portato in risalto questa parte senza andare a modificare la restante parte dell'immagine. Io chiaramente sto agendo in maniera veloce, ragazzi, ma per farvi capire il funzionamento, qui è venuto un po' modificato qua, ma agendo su questo grafico possiamo tranquillamente andare a modificare solamente parti e solamente determinate parti di chiarezza, cromaticità e tonalità. Quindi veramente questo della zona colore è un modulo di modifica molto molto interessante. Pensate ad esempio ad avere, non so, un albero di mele rosse. Potete andare tramite questa zona colore, potete andare ad esempio ad aumentare la saturazione solamente delle mele rosse. Quindi veramente molto molto interessante. I livelli RGB, quindi avete chiaramente i moduli per andare a modificare, quindi a regolare i punti di nero, di bianco e di grigio. La curva RGB, quindi chiaramente ci dà sempre una modifica, vedete, dei bassi toni, degli alti toni e dei mezzi toni e delle alte luci, quindi ci permette di creare, di modificare, vedete, i toni dell'immagine. La calibrazione del colore, quindi andiamo a vedere cosa ci dice sulla calibrazione del colore, così ci abituiamo a lavorare in questa maniera. Una correzione completa dello spazio colore, regolazione del bilanciamento del bianco e modulo mixer dei canali. Questo modulo semplice ma potente può essere utilizzato per tutti questi modi, quindi regolare il bilanciamento del bianco, mixer colori, e consente di regolare la saturazione del colore e la luminosità. Quindi vedete che infatti abbiamo tutti questi parametri che possono essere tranquillamente modificabili. Il filtro graduato, che ci permette di regolare, di modificare l'esposizione e il colore in maniera graduale. Quindi vedete che abbiamo la densità, l'intensità, la rotazione. Potete ovviamente andare a modificare tutti questi parametri. Avete qui anche la
la nostra linea di modifica, ok? Quindi potete andare a modificare delle parti come se fosse un gradiente, no? Agisce come un gradiente, quindi va a modificare in maniera progressiva parti dell'immagine che sono diciamo enfatizzate da questa linea. Abbiamo poi l'ultimo tab, il quinto, che è quello degli effetti. Gli effetti sono molto semplici, sono come dei filtri, diciamo, se avete ovviamente GIMP come programma di riferimento, quindi filigrana. Possiamo andare, molto interessante questo della filigrana perché vi permette di andare a scrivere, ad esempio, quello che più vi piace con il font che volete e andarlo ad inserire come filigrana all'interno della vostra immagine, quindi veramente molto 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 interessante. Vedete che avete, se voi cliccate qui su Fixed Size Text, vi fa vedere la vostra filigrana con il testo che avete inserito. Potete andare ad esempio a ridurre l'opacità per creare una bellissima filigrana. Vedete, con la rotina del mouse aumentiamo il nostro zoom e vedete che ci va a creare una bellissima filigrana che poi potete ruotare, potete mettere ovviamente come più vi piace all'interno dell'immagine. Quindi veramente molto interessante come effetto. Quindi chiudiamo la filigrana, la cornice, quindi attivando la cornice abbiamo ovviamente tutto un bordo interno con determinate proporzioni. Adesso io ovviamente non disattivo la cornice, la vignettatura che come sapete bene vi va a creare un effetto vignettatura intorno, quindi vi scurisce pian piano dall'interno verso l'esterno la nostra immagine. Tolgo e disattivo la vignettatura. Monocromatico chiaramente ci dà la possibilità di andare a rendere la nostra immagine monocromatica con un colore predominante all'interno del nostro editing. La nitidezza chiaramente va ad agire su quella che è la sharpness, quindi la nitidezza della nostra immagine, e in questo caso anche molto importante l'utilizzo delle maschere. Come abbiamo visto, ad esempio, vogliamo rendere più nitido l'occhio, possiamo andare ad esempio a disegnare, come abbiamo visto, la nostra maschera, andare a prendere, andare a mettere qui e andare a selezionare fondamentalmente il nostro occhio, rendendo, vedete, più piccola la nostra maschera e andarla a mettere esattamente qua al centro dell'occhio con questa parte che è la nostra sfumatura. La rendiamo più piccola se vogliamo, la prendiamo, eccola qui, rendiamo la parte di sfumatura più piccolina. Quindi la nostra nitidezza si applicherà solamente al 100% in questa parte e qui sarà sfumata fino a non essere più applicata all'esterno della nostra maschera. Togliamo anche il nostro modulo nitidezza e il nostro ritocco che ci permette attraverso, anche in questo caso con le maschere, ci permette attraverso vari gradi di dettaglio, ci va attraverso il concetto di scomposizione wavelet che abbiamo visto anche varie volte in GIMP, ci permette di andare a modificare e a colpire i vari livelli di dettaglio della nostra immagine. Qui invece abbiamo come tab finale, abbiamo le preimpostazioni. Allora, le preimpostazioni dei nostri tab, okay, dei moduli. Quindi io in questo caso ho messo flusso principiante perché ci permette di avere, diciamo, i moduli solamente principali all'interno del nostro insieme di moduli di editing. Ma io posso andare ad esempio a mettere tutti i moduli. Ora vedete che avremo tutti i moduli possibili per quanto riguarda i colori, per quanto riguarda la tonalità, eccetera. Quindi avremo ovviamente una visualizzazione di tipo avanzato se vogliamo veramente andare nel dettaglio ed essere professionisti del programma. Altrimenti possiamo andare anche a gestione delle preimpostazioni dei moduli. Quindi io posso andare a vedere, vedete, per esempio nella tonalità posso fare un nuova,
metto una nuova preimpostazione, vado a inserire solamente i moduli che mi interessano. Quindi ad esempio io vado a modificare solamente la filigrana, la nitidezza, il monocromatico, la curva di tono, seleziono questi, li metto nella preimpostazione Alex e io qui avrò un nuovo tab con scritto Alex e ci saranno all'interno solamente i moduli di mio interesse, quindi posso andare a modificare solamente i moduli che io prediligo. Visto quindi la camera oscura, passiamo al terza grande scheda, che è altro. Se io clicco su altro abbiamo tre possibilità. Il prima è la mappa, quindi la mappa ci permette di andare ad inserire delle informazioni di posizione all'interno della nostra immagine. Quindi se io ad esempio posso fare un trova località e metto ad esempio Bologna e clicco su invio, lui chiaramente mi trova le coordinate della mia città e quindi posso andare a inserirla e andarla a inserire come metadato. I luoghi, quindi ovviamente posso mettere una nuova località, eccetera. L'impostazione della mappa, posso andare a inserire alcune impostazioni relative alla mappa che io sto utilizzando. L'etichettatura l'abbiamo già vista e anche il geotagging ovviamente ci permette di andare a inserire delle coordinate sia di data ora, sia di fuso orario che anche di GPX, quindi diverse informazioni che servono soprattutto per i professionisti. Presentazione ci permette di andare a creare una presentazione, vedete se io clicco delle nostre foto che sono, vedete, ricordate che io ho fatto i duplicati, quindi ci saranno diverse immagini uguali, avevo inserito i duplicati nella nostra raccolta, ma a un certo punto ovviamente, ecco, vedete, avremo anche le altre immagini che sono all'interno della nostra raccolta. Torniamo all'altro e andiamo al tethering. Il tethering, vedete, non è disponibile nessuna fotocamera supportata per il tethering. Il tethering ci serve chiaramente scatto remoto, ci permette di appunto creare, di fare degli scatti remoti dalla nostra fotocamera e di direttamente configurandolo avere tutti i nostri scatti direttamente dentro, importare direttamente dentro al nostro programma Darktable. Quindi sono tutte funzioni avanzate, ma che possono tornarci utili se decidiamo di fare un utilizzo appunto di un certo tipo di questo fantastico plugin, che è un vero e proprio programma. Quindi ragazzi, abbiamo visto una panoramica generale, i nostri tre, ricapitolando diciamo, abbiamo i nostri tre nostre tre schede principali quando aprite Darktable: tavolo luminoso, camera oscura e altro. Tavolo luminoso vi serve principalmente per raggruppare, per importare le vostre immagini e per dare loro un rating, quindi classificarle a seconda di vari parametri. Camera oscura, che è il nostro tab principale per quanto riguarda l'editing, quindi avete qui a sinistra dei moduli per quanto riguarda l'etichettatura, l'esportazione, creare istantanee e avere la coda di sviluppo, quindi la cronologia delle modifiche che voi avete fatto, mentre sulla destra avete i moduli per la vera e propria modifica con tutti i tab, con tutti i vari tipi di moduli, quindi la modifica della tonalità, modifica del colore, gli effetti, eccetera, con cui potete andare a modificare veramente nel dettaglio attraverso soprattutto l'utilizzo delle maschere che, come sapete, come abbiamo visto, si possono applicare praticamente ad ogni modulo, quindi potete andare a fare delle modifiche in maniera selettiva a parte dell'immagine. E avete poi nella scheda altro avete le informazioni di mappa, quindi del geotagging, potete creare una presentazione, quindi uno slideshow, e ovviamente tethering per lo scatto remoto. Una volta fatto tutto potete chiaramente andare qui ed esportare nel formato che più vi aggrada, con il tipo di formato che volete, nella cartella che volete, col grado di dettaglio che volete selezionare. E quindi avete già le basi per poter utilizzare tutti i moduli di questo fantastico. Cercate di utilizzarlo, di provarlo, di prendere familiarità. Se volete fare sicuramente dell'editing avanzato, avendo dei file raw, quindi dei file, come sapete, grezzi, pesanti, ma con tante informazioni da lavorare, questo sicuramente, insieme a Raw Therapy, è il programma giusto per andare a fare una scrematura e un lavoro veramente di fino, di dettaglio, per quanto riguarda questo tipo
di programmi che poi successivamente possono essere anche elaborati in altri programmi come GIMP. Ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi possa essere stato d'aiuto, spero di avervi fatto cosa gradita dopo il video su Rawtherapy, anche avervi fatto vedere come si utilizza Darktable. Venitemi a trovare sul mio profilo Instagram vero_academy, e noi ragazzi, come sempre, ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.